Passiamo adesso alle due relazioni della giornata, due relazioni certamente molto importanti. La prima è relativa all'affascinante e misteriosa storia della sopravvivenza della materia, e sarà tenuta da Antonio Masiero. La seconda riguarderà il diabete e avrà per titolo "Lo zucchero non è sempre dolce, trasportatori del glucosio e malattia renale nel paziente diabetico". Ecco, allora pregherei Antonio Masiero di... Ecco. Se avete bisogno di un qualche momento di... Poi io su questo, no? Bene, buon pomeriggio e grazie per l'invito per questa relazione. Allora, il nostro viaggio in realtà è un viaggio che andrà molto, molto distante. Andremo ai primi momenti dopo il Big Bang, quindi più di 13 miliardi di anni fa. Però partiamo in realtà da un posto molto più vicino, un paio di ore di aereo da qui, e andiamo all'abbazia di Westminster. Lì troneggia chiaramente la grandiosa tomba di Newton, quella che vedete sulla sinistra, naturalmente, con il suo giusto riconoscimento, questo enfatico epitafio che trovate sulla sua tomba. Di vicino, se fate 3-4 metri dalla tomba di Newton, passa inosservato alla maggior parte dei turisti che sono intenti a fotografare naturalmente la tomba di Newton, ma c'è una piccola pietra tombale, non c'è in realtà la vera e propria tomba, è un cenotafio. E la cosa curiosa, non so se riuscite a vederla, ma è che qui non c'è nessun epitafio, né lungo né corto, dice semplicemente Paul Dirac, nato il tal anno, morto nell'84, e dice fisico, e poi non c'è nient'altro. In realtà, come vedete, ci sono pochi caratteri matematici. Questa è un'equazione, quella che noi chiamiamo equazione di Dirac. E in realtà io credo che sia veramente l'epitafio corretto per Dirac, a parte il fatto che era uno di pochissime parole, ma quello che è importante è che il regalo
veramente il prezioso regalo che lui ci ha fatto è racchiuso in questi pochi caratteri matematici. Questi descrivono, questa equazione descrive il moto di particelle microscopiche. Nel suo caso lui voleva descrivere un elettrone, come si muoveva, analogamente a quello che Newton aveva fatto 2 secoli e mezzo prima, scrivendo l'equazione per il moto di un corpo macroscopico. Adesso quello che è importante è che Dirac capisce che questa equazione, oltre che descrivere un elettrone come si muove, ha anche un'altra soluzione, è piuttosto curiosa ed imbarazzante, perché questa seconda soluzione presenta energia negativa. Uno dice, beh, cos'è che descrivo? Cioè, una particella perlomeno ha l'energia che è la sua massa, non può avere un'energia negativa. Allora, probabilmente molti di noi avrebbero detto, guarda, fa come si faceva da studenti, si dice, questa qua è una soluzione priva di significato fisico, quindi deve essere scartata. In realtà, anche per motivi profondi dal punto di vista teorico, Dirac capisce che bisogna dare un'interpretazione a questa che apparentemente non ha significato, questa seconda soluzione. Dopo un certo travaglio di un po' di tempo, tentando vie più o meno con successo, Dirac arriva alla seguente interpretazione. Questa equazione, nella sua seconda soluzione, quella di energia negativa, in realtà descrive una vera e propria particella che ha energia positiva, si comporta come l'elettrone, ma ha carica elettrica opposta all'elettrone. Dirac dice, questa non è nella fantasia del fisico teorico, ma deve esistere in natura, cioè all'elettrone deve essere associato una particella che lui chiama anti-elettrone, proprio perché è in tutto e per tutto come l'elettrone, ma di carica elettrica opposta. Anzi, si spinge più in là, dice, per ogni particella deve esistere la sua anti. Quindi praticamente noi avremmo visto solo metà di quello che esiste, perché per ogni particella ci dovrebbe essere un'antiparticella. Ma insomma, diciamo, piuttosto audace questa come affermazione, infatti incontra così qualche resistenza, se non che 4-5 anni dopo, nel 1932, Carla Anderson vede proprio questa antiparticella e la vediamo anche noi, non so se notate, c'è quella righetta curva denotata dalla freccia rossa. Questa qua mostra la traccia, questo è un certo strumento, è come del vapore, passa la particella, lascia una scia di bollicine, ecco, quelle lì proprio sono bollicine che si vedono, questa traccia, questa è una foto di questa traccia, e si vede che questa curva proprio come un elettrone, ma dalla parte sbagliata, cioè curva, non so, a destra, anziché curvare a sinistra. Questo significa che questa particella è proprio un elettrone, ma di carica opposta, cioè Anderson trova che c'è una corrispondenza in natura proprio con quello che Dirac aveva postulato nella sua mente a partire dalla sua equazione. Quello che è interessante, può essere curioso, uno dice, ma e cosa succede se un elettrone trova il suo anti, cioè se si scontrano? Se si scontrano, quello che succede, quello che noi vediamo nei nostri laboratori tutti i giorni, è che succede un fenomeno veramente curioso, cioè sia l'elettrone che il suo
antielettrone, che viene chiamato positrone, scompaiono, proprio letteralmente scompaiono, nel senso che dopo l'urto non c'è più né l'elettrone né il suo anti, e quello che compare è luce, cioè l'energia che loro portano non è che va persa, ma si trasforma in radiazione elettromagnetica. Ecco, questo fenomeno, che viene chiamato annichilazione, non riguarda solo l'elettrone e il suo anti, ma qualunque particella, cioè materia e antimateria, quando si scontrano, scompaiono e viene prodotta luce. E guardate, non stiamo descrivendo cose per cui bisogna andare al CERN di Ginevra o, se volete, a Legnaro, dove abbiamo dei laboratori qui a Padova, ma in realtà quando facciamo anche noi un esame diagnostico chiamato PET, quella P che sta davanti a PET non è nient'altro che positron, positron emission tomography, cioè quindi è proprio un positrone che si scontra con un nostro elettrone, rilascia questi fotoni, uno cattura questi fotoni con dei rivelatori e da questo si deduce la, più che la morfologia, è la funzionalità degli organi che stanno al nostro interno. Ora, questa, quanto abbiamo detto per l'elettrone, scusate, vale per tutti quelli che sono i mattoni fondamentali. Se volete, 25 secoli fa, Democrito ci aveva detto: alla fine, spezzetta spezzetta, arrivi a un qualcosa che non si può più dividere, quello che lui aveva chiamato atomo. Ecco, se volete, gli atomi di Democrito, 25 secoli dopo, sono quei 12 quadratini che vedete alla sinistra. Sono 6 quark, poi ci sono 3 tipi di elettroni e 3 tipi di neutrini. Quelli che vedete, la colonna rossa, invece, sono i messaggeri delle forze che agiscono tra questi 12 mattoncini. Quindi, almeno quello che pensavamo, è che l'intero universo, cioè tutta la materia presente nell'universo, è fatta da questi 12 mattoni, se volete, questi atomi di Democrito del XX-XXI secolo, con le forze che vedete qua. Questa è la nostra descrizione moderna del microcosmo. Per quanto riguarda il macrocosmo, cioè l'universo nel suo complesso, noi abbiamo avuto informazioni che ci arrivano addirittura proprio da più di 13 miliardi di anni fa. Questo è quello che io un po' scherzosamente chiamo il primo selfie che ci ha inviato l'universo, nel senso che è la prima immagine. Oggi avete visto sulle prime pagine di tutti i quotidiani, no, primeggiava questo buco nero, la foto del buco nero al centro della galassia. Questo invece è proprio l'universo com'era 300.000, 400.000 anni dopo la sua nascita, che vuol dire che è ancora in una fase primordiale, diciamo, del suo sviluppo. Ecco, a questo punto noi abbiamo messo insieme questa informazione di microcosmo e macrocosmo e abbiamo studiato l'evoluzione dell'universo a partire dal Big Bang iniziale, con la presenza di quei 12 mattoncini, quella sostanza primordiale, quei mattoni primordiali che costituiscono tutta la materia, almeno così pensavamo. Ecco, allora, qui uno può porsi subito la domanda, dice: ma questa specie di quello che noi chiamiamo il plasma
primordiale, il brodo primordiale, se volete, di queste particelle elementari. C'erano particelle e poi per ogni particella c'era la sua antiparticella. Allora uno dice, ma queste si saranno scontrate qui nel primo universo in cui c'era molta energia, temperatura molto alta, e scontrati adesso, scontrati dopo, particelle e antiparticelle sono scomparse. Come vi dicevo, alla fine della catena viene prodotta radiazione, luce, e uno dice come mai allora siamo qui oggi pomeriggio, cioè la materia, gli atomi di cui siamo fatti tutti noi, tutto quello che vediamo che ci circonda, dovrebbe essere scomparso in questa annichilazione cosmica tra la materia e l'antimateria. Uno può dire, ma insomma, non è che ci siano testimoni che possano dirci come sono andate veramente le cose. Era proprio così che succedevano queste collisioni tra particelle miliardesimi di secondo dopo il Big Bang? Ecco, allora, diciamo, noi quello che abbiamo provato, sto provando anch'io ad andare avanti, vediamo un po', quello che abbiamo provato a fare, eccolo qua, quello che abbiamo provato a fare è di costruire delle macchine acceleratrici di energia sempre più alta, proprio per ricostruire artificialmente nelle nostre macchine gli urti tra particelle e antiparticelle che sono avvenuti a quell'energia, ma miliardesimi di secondo dopo il Big Bang. Cioè abbiamo cercato di ricreare quegli urti che erano successi 13 miliardi e passa di anni prima. E abbiamo visto che in effetti è proprio quello che succede, cioè particelle e antiparticelle scompaiono. E questo ha posto quindi due tipi di problemi. Il primo problema è come mai allora esiste la materia, se c'è questa annichilazione, materia e antimateria scompaiono e non si capisce come mai la materia è rimasta. Uno può pensare che a un certo momento magari la materia si sia separata dall'antimateria, così le abbiamo tenute separate e hanno finito di avere questa annichilazione. Questo meccanismo in realtà non funziona, per giunta noi non abbiamo nessuna traccia di antimateria che arrivi dal primo universo, c'è solamente la materia. In più il problema è che in questo brodo primordiale le particelle di materia erano quanti i fotoni di luce presenti. Oggi la materia, anche se magari non sembra guardandoci qua in sala, ma la materia è molto rara nell'universo in realtà. Ogni 10 miliardi di fotoni c'è un unico protone o neutrone presente nell'universo. Quindi bisognava spiegare sia la asimmetria tra materia e antimateria e anche come mai la materia è così rara. E allora, diciamo, una possibile spiegazione, uno dice, sarà stato l'universo, sarà partito, sarà stato costruito in maniera tale che ci fosse un pochino più di materia rispetto all'antimateria. Questo è una specie di cartoon di un collega giapponese che vi mostra da una parte 10 miliardi più uno quark e dall'altra 10 miliardi di antiquark. Comincia l'annichilazione, scompaiono e sopravvive questo. Naturalmente, per carità, noi facendo fisica non discutiamo le condizioni iniziali di come l'universo sia stato preparato o creato, però ammetterete che
sembra piuttosto, piuttosto bizzarra questa come condizione iniziale, dovrebbe essere stata proprio aggiustata in modo tale che producesse l'universo che noi vediamo. Noi come fisici vorremmo una spiegazione invece dinamica, cioè come mai è successo che partendo da tanta materia quanta antimateria, anziché avere un'annichilazione completa, a un certo punto è sopravvissuta un po' di materia. Questo problema se l'era posto già nel 67 Andrei Sakharov, forse l'avete sentito nominare magari non tanto come fisico, ma era un famoso dissidente dell'allora Unione Sovietica, ha vinto il premio Nobel non per la fisica ma per la pace nel 75. Ecco, lui ci dice, guarda, devi rispettare tre condizioni per sviluppare questa asimmetria tra materia e antimateria, partendo da una situazione simmetrica. In particolare, la seconda condizione è molto suggestiva, perché ci dice che nell'universo dovrebbe essere violata una simmetria per cui facendo due riflessioni allo specchio, prima usate uno specchio normale che quindi scambia la destra con la sinistra, uno specchio che usiamo tutti i giorni. Poi usate invece uno specchio immaginario, tipo lo specchio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè questo è uno specchio speciale in cui voi vi specchiate e vedete, anziché la vostra immagine, vedete la vostra anti-immagine. Cioè è uno specchio che rovescia materia in antimateria oppure antimateria in materia. Ecco, allora, se applicate tutti e due questi specchi, ci aspettavamo che alla fine voi poteste ritrovare un universo che aveva le stesse leggi della fisica di quello di partenza. Viceversa, per sviluppare questa asimmetria tra la materia e l'antimateria, bisogna che questa simmetria presente nell'universo sia violata. E il modello standard, la teoria standard del microcosmo che vi ho accennato, dice sì, guarda, questa simmetria che ha un nome particolare, CP, è violata. Peccato che però la teoria standard ci dice che è violata così poco che noi non potremmo esistere, ci sarebbe troppo poca materia presente nell'universo. Ecco che quindi capiamo che la presenza di materia, cioè noi stessi, siamo una prova che deve esistere una nuova fisica che va al di là di questa teoria standard del microcosmo. Adesso vediamo se riesco a far partire questo, così. No, non parte. Vediamo. Allora. Ecco un attimo. Sì. Grazie. Subito dopo il Big Bang, ma proprio subito, l'universo si è espanso rapidissimamente. Dicono che questo sia accaduto 10 alla meno 43 secondi dopo la sua nascita, un numero decimale così piccolo da essere scritto con ben 43 zeri. E l'espansione sarebbe durata appena 10 alla meno 35 secondi. In questo tempo incredibilmente piccolo, l'universo si è allargato miliardi di volte e sono accadute un sacco di cose. Prima fra tutte, la materia ha avuto la meglio sull'antimateria. Inizialmente, infatti, materia e antimateria, l'una opposta all'altra come carica elettrica e nel modo di piroettare su loro stesse, hanno convissuto per un tempo brevissimo. Non pacificamente, a dire il vero, tant'è che le particelle dell'una e dell'altra hanno fatto una gran battaglia
annientandosi le une con le altre, e questo ha generato non poca confusione e liberato un sacco di energia. Per le leggi della fisica nel nostro universo, la simmetria tra materia e antimateria dovrebbe essere perfetta. Invece non è così, e non sappiamo nemmeno come questa simmetria si sia rotta. In qualche modo la materia ha vinto, anche se per un soffio. Ne è sopravvissuta pochissima, ma comunque abbastanza da formare, nei primi minuti dopo il Big Bang, i nuclei e poi gli atomi, e poi con calma anche le stelle, i pianeti e le galassie, noi stessi e tutto ciò che conosciamo. Ma questo è avvenuto dopo, nei millenni, milioni e miliardi di anni a seguire, quando l'universo si è calmato e ha iniziato a espandersi più lentamente. Insomma, se nello scontro con l'antimateria non fosse sopravvissuta un po' di materia, non ci sarebbero le stelle e noi non esisteremmo. Non ci sarebbe proprio nulla a parte la luce. Ma la scomparsa dell'antimateria... Ecco, allora, dopo continua il filmato, questo è un filmato degli NFN, un po' per riassumere quello che ho cercato un po' di dimostrarvi. E certo, questa sopravvivenza della materia, come abbiamo visto, quindi rappresenta già di per sé un problema. Uno può anche chiedersi, ma questi 12 mattoncini rappresentano veramente tutta la materia presente nell'universo? Ecco, noi pensavamo proprio di sì, ma in realtà a partire dalla metà del secolo scorso abbiamo capito che l'universo è molto più complicato di quello che noi pensavamo. Quindi il nostro orgoglio di dire a Democrito: guarda, ci abbiamo messo 25 secoli, però adesso noi sappiamo, siamo sicuri, alla fine sappiamo quali sono quelli che tu chiamavi gli atomi, sono proprio quei 12 mattoncini che vi ho mostrato. Ebbene, quello che abbiamo capito è che quei 12 mattoncini, quelli che costituiscono la materia che noi pensavamo fosse tutta la materia dell'universo, in realtà, vedete, è quella fettina arancione e rosa, che rappresenta solo un misero 4%, 5% di tutta l'energia presente nell'universo. Naturalmente preziosa per noi questo 4-5%, però uno dice: allora il 95% di cosa è fatto? Ecco, allora intanto abbiamo capito che la materia, cioè quegli oggetti che sono tenuti insieme dalla forza gravitazionale, quello che chiamiamo materia, c'è solo una piccola parte che è fatta degli atomi di cui siamo fatti noi, è fatta la Terra, è fatto il sistema solare. Gran parte, più dell'80% della materia, è sotto una forma che non conosciamo neppure, la chiamiamo materia oscura. Materia oscura sia perché non emette radiazione, ma anche perché proprio ci è oscura, non sappiamo di che cosa sia fatta. Addirittura la sorpresa all'inizio di questo secolo è stato il fatto che qualcosa come il 70%, un pochino di più, di tutta l'energia dell'universo è sotto forma di un'energia che non è materia. È una forma di energia nuova, di nuovo l'abbiamo chiamata con scarsa fantasia, l'abbiamo chiamata energia oscura, perché ci è veramente oscura. Quindi vedete come l'universo non solo presenta il problema della sopravvivenza di quei preziosi per noi 4% di atomi presenti nell'universo, ma c'è un 95% che è ancora il lato oscuro dell'universo che ci circonda. Ecco, allora, queste sono evidenze osservative, cioè non sono speculazioni teoriche, ma sono evidenze osservative che la teoria che noi abbiamo chiamato teoria standard del microcosmo, perché ha dato ottimi risultati, ma non riesce a rispondere a queste domande che qui ho riassunto: l'esistenza della materia, la presenza di materia oscura e la presenza di energia oscura. Ho aggiunto una prima domanda molto importante, cioè quella
quei 12 mattoncini, tre di questi, vi ho detto che sono tre specie di neutrini. Nella teoria standard, queste tre specie di neutrini sono proprio a massa zero, non c'è modo di dare massa a questi neutrini nella teoria standard. Noi abbiamo trovato indirettamente che invece questi neutrini hanno proprio una massa. È vero che è una massa piccola, 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 la più piccola di tutte le masse delle particelle di questi 12 mattoni, però è diversa da zero. In più i neutrini interagiscono pochissimo con la materia. Ora uno può dire, ma insomma, non è che siano proprio così importanti, sono leggerissimi, non hanno quasi massa, interagiscono poco, li posso anche trascurare. Ecco, è curioso, paradossale, che la teoria più moderna sul perché esista la materia, quindi perché esistiamo noi, dal punto di vista di sopravvivenza in questo scontro tra materia e antimateria cosmica, ebbene il meccanismo che dà massa ai neutrini potrebbe essere proprio, ci si sta lavorando in tanti posti nel mondo, anche noi qui a Padova ci stiamo un po' lavorando, potrebbe essere il meccanismo che dà massa alla particella più trascurabile apparentemente, questa qua poi potrebbe diventare invece una specie di testata d'angolo dell'edificio che è l'universo, cioè potrebbe dare luogo alla materia di cui noi siamo fatti e forse potrebbe avere correlazioni anche col problema della materia e dell'energia oscura. Concludo. Ecco, allora, vedete, siamo partiti da questa pietra sul cenotafio di Dirac a Westminster, e abbiamo visto come questa profonda e veramente preziosa, questo è proprio un grande regalo che ci ha fatto Dirac, un'eredità importante, cioè quello di capire che accanto a quello che vediamo come particelle ordinarie, ognuna di queste ha una sua antiparticella. Abbiamo visto che questo ci ha spinto alle due teorie standard del microcosmo, 12 mattoncini di cui vi parlavo, e alla teoria standard del macrocosmo, l'universo, che si sviluppa nel suo complesso. Ecco, noi pensavamo, appunto le chiamiamo teorie standard, perché pensavamo in qualche modo di aver capito dal microcosmo al macrocosmo com'era costituito questo universo. Proprio la nostra stessa materia, il fatto che c'è stata questa sopravvivenza della materia, ci dice che c'è molto di più al di là di queste due teorie standard, e questo veramente ci porta alla frontiera dell'ignoto. Ed è interessante che, se volete, quella che è la domanda che ci si era portati per secoli, diciamo, a partire da Democrito, cioè su come sia fatta proprio nell'elementare la materia che poi costituisce tutta la complessità che vediamo nell'universo. Ecco, a questa domanda noi ancora abbiamo fatto passi da gigante, ma capite che la domanda che ci sta davanti è veramente ancora enorme, sono tanti punti interrogativi, ma questo è anche il fascino proprio di fare ricerca. Grazie. Bene, ti ringraziamo molto perché sei stato molto chiaro. Purtroppo è la materia che ci rimane oscura. E quindi spero di essere... I buchi
i buchi neri che abbiamo fotografato oggi, insomma, sono ancora un sintomo di questa oscurità dell'universo che noi non abbiamo ancora. Se ci fosse qualche domanda, qualche fisica. D'accordo, d'accordo. Buona serata e grazie. Prego, un momento. Stella. Bene, grazie. È davvero una presentazione affascinante e molto chiara, credo, per tutti noi. Ecco, ci sono voluti 13 miliardi di anni, ma si è cominciato a capire queste cose da poco tempo. E in poco tempo sono fatti dei progressi straordinari, a partire da Democrito in poi, per rimanere nel tuo schema. Allora, in pochissimi anni abbiamo avuto una straordinaria capacità di realizzare anche strumenti di indagine come gli acceleratori che abbiamo utilizzato. Allora la domanda che ti faccio, ovviamente la domanda alla quale difficilmente si può dare risposta, è: ma che cosa si può fare nei prossimi anni per aumentare la conoscenza di quella materia oscura o energia oscura, se hai in mente qualcosa che si possa fare per avanzare in questa direzione? Sì, sì, grazie, grazie per la domanda. Non solo abbiamo in mente qualcosa, ma da anni ci sono ricercatori che stanno dedicando proprio la loro intera vita scientifica alla ricerca, in particolare di questa materia oscura. Una possibilità è quella di individuare una particella di materia oscura che noi non vediamo, ma grazie all'urto contro un atomo, un nucleo, noi possiamo vedere il rinculo di questo nucleo e quindi vedere che arriva questa materia oscura. Naturalmente l'urto di questo nucleo che mettiamo come bersaglio può essere però causato da tante altre cause, e quindi uno dice: come fai a essere sicuro che sia stata una particella di materia oscura? Allora cerchiamo di isolare questo proteggendo il nostro bersaglio da altre sorgenti spurie che possono influire nel processo, in particolare i raggi cosmici che ci arrivano. Allora siamo andati ad esempio sotto le montagne. Se voi andate vicino a Roma, verso l'Aquila, insomma, lì c'è la montagna del Gran Sasso, proprio sotto la montagna del Gran Sasso, dove c'è il tunnel dell'autostrada, ecco lì c'è un laboratorio che è protetto da questo chilometro di roccia che sta sopra. Fra l'altro abbiamo qui il nostro consorzio, il professor Bettini, che ha proprio diretto quel laboratorio lì che sta sotto la montagna del Gran Sasso. Ecco, lì ci sono ricercatori che da anni stanno sotto questa montagna proprio cercando questi urti di particelle di materia oscura contro i bersagli. Ancora, la materia oscura può avere dei fenomeni di annichilazione invece nello spazio, e noi possiamo raccogliere i prodotti di queste annichilazioni. Qui Padova, la nostra università e l'INFN sono stati proprio dei pionieri nel lanciare lo studio di questi raggi gamma, cioè di questi fotoni molto energetici che potrebbero venire dalla annichilazione tra materia e antimateria. Abbiamo dei telescopi a 2000 metri alle Canarie, nell'isola di La Palma, che proprio studiano questi oggetti che ci arrivano. Addirittura potrebbero arrivarci da questa annichilazione dei neutrini. Se avete occasione di andare a Capo Passero in Sicilia, tra l'altro un posto molto carino anche per le vacanze, ma ecco, al largo di Capo Passero è stato preso
un chilometro cubo di acqua, capite, un cubo proprio, un chilometro per un chilometro per un chilometro di acqua, per individuare neutrini che potrebbero provenire dall'annichilazione di materia oscura con antimateria oscura. Addirittura noi stessi, forse con un po' troppa ambizione, ma insomma noi stessi abbiamo detto: perché non possiamo produrla artificialmente noi stessi questa materia oscura? Negli urti che avvengono negli acceleratori potremmo produrla. Non la possiamo vedere direttamente, ma dovremmo vedere che c'è una mancanza di energia portata via da questa materia oscura. Ecco, questo è per dire come stiamo cercando veramente sottoterra, sotto il mare, c'è un esperimento all'Antartide sotto i ghiacci, cioè si arriva, pensa, fino a 3.000 metri sott'acqua alla ricerca di questi neutrini ad alta energia. Sotto le montagne, nelle miniere, ci sono esperimenti per la ricerca di questi oggetti. Come ha detto la direttrice del CERN, Fabiola Gianotti, dopo la scoperta del bosone di Higgs, trovare di che cosa è fatto l'80% e più della materia presente nell'universo diventa veramente una specie di compito che ci viene assegnato, e quindi stiamo cercando in tutti i modi possibili di avere delle tracce di questa materia che però per il momento c'è ancora oscura. Grazie molte anche. Di questo nuovo supplemento oscuro.